dare maggior autonomia, maggior riconoscibilità, maggior forza a un tavolo che sta funzionando. Nel primo congresso abbiamo di fatto definito il titolo del nostro tema e invece in questo secondo congresso già vediamo un po' di svolgimento. Nasce la fondazione perché appunto è uno strumento che funziona, c'è tanta motivazione ai nostri partecipanti. Ricordo che questo è un tavolo non solo di soggetti che operano nel settore aeronautico, ma di tutti gli altri settori industriali, soprattutto dei nostri campioni nazionali, che dovranno concorrere e dare un contributo essenziale. Le sfide maggiori nel breve saranno quella di avere carburante per l'aviazione sostenibile nelle quantità necessarie, e a seguire ci sarà un discorso invece di economicità e di scala industriale per i carburanti sostenibili sintetici. E poi andando avanti dovremo puntare anche su aeromobili di nuova generazione, aeromobili a propulsione idrogeno o elettrica. È un momento importante perché la decarbonizzazione per noi è un obiettivo che deve tuttavia essere coniugato con gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale, che rappresentano una cifra fondamentale per il governo. Non possiamo mettere a casa i lavoratori, non possiamo creare degli sbarramenti per l'accesso al trasporto aereo per tutti i cittadini. Beh, mettere insieme pubblico e privato nel complesso sistema aeroportuale evidentemente ha sprigionato un'energia e ha determinato la possibilità di sviluppare una policy italiana da portare anche in tavoli internazionali. Noi a decarbonizzazione zero arriveremo comunque con la motoristica attuale, sicuramente una motoristica molto meno impattante con l'ambiente, ma compatibile esclusivamente con una produzione di fuel da biomasse e da SAF. Molto interessante, direi molto bello anche vedere il progresso, l'allargamento degli attori che contribuiscono a questo patto e le proposte concrete che vengono portate avanti. Il leitmotiv è che tutti stiamo andando nella stessa direzione. Per raggiungere l'obiettivo finale del net zero entro il 2050 dobbiamo effettivamente lavorare tutti assieme.